Magnifico. Quando vieni a Roma con Michelangelo, che vorrei venire a vederlo? Credo che Michelangelo a Roma sia in dicembre e frattanto appunto fa 4 giorni, 5 giornate di Milano e poi fa Firenze, gira l'Italia. Ieri sera abbiamo fatto la prima al Teatro Manzoni e devo dire che c'è molta attenzione perché l'arte, lo spettacolo teatrale ti fa interessare alla vita degli altri raccontata da un drammaturgo. Michelangelo è la vita di tutti, che ognuno vorrebbe conoscere e forse il veicolo del teatro serve a raccontarla, quindi a interpretarla e c'è una grande passione, un silenzio, un'attenzione che mi fa pensare che lo strumento del teatro per comunicare l'arte sia importante, ma ieri sera abbiamo anche pensato che finalmente la televisione potrebbe dedicare un'ora alla settimana all'arte e quindi probabilmente andremo avanti anche su questo secondo progetto che Bravo, facci porta sapere, siamo molto Michelangelo in interessati. televisione Scusa come ministero Vittorio, ma c'era dell'arte. anche Berlusconi Ho ieri sera a provato con teatro a Cairo vedere anche la. Michelangelo? C'era Berlusconi ed era molto compreso, è stato molto attento e poi il Teatro Manzoni è suo, quindi era compiaciuto sia del successo sia del contenuto, quindi è stato molto rigoroso e molto serio, come deve essere uno statista, e mi ha promesso che farà di tutto per far rimettere a posto la Catania-Messina, che mi pare un problema singolare da Ah. trattare oggi, perché dal momento che c'è stato un presidente della regione, ne parlava Non ci Manfellotto, credo. che ha dato segni Allora, di quindi siamo inesistenza, la la promessa possa arriva arrivare con nel Sillabo, prossimo. l'ordinanza per tutti La e promessa mettiamo arriva. a Per cui posto questa la trasmissione la farai Catania-Messina. fra un mese e Abbiamo mezzo, forse potrai avere svoltato. qualcuno che dice la facciamo. Vabbè, ma farei se tu in Sicilia sei pure candidato, no? Farai No, no, l'assessore se assolutamente. vince. Se No, io ho fatto vince un accordo non Musumeci. con il centrodestra, ma con il presidente Musumeci per fare l'assessore alla cultura e credo che sarà una rivoluzione. Cioè, in Sicilia non c'è mai stato un assessore che ha avuto Promosso. consapevolezza che la Sicilia è il centro del mondo. Davvero, Pensa che le Canarie vero, hanno 75 milioni di vero. visitatori e la Sicilia 7 milioni o 6 milioni e mezzo. Evidentemente nessuno è riuscito a far capire che lì si può andare senza paura. E la resurrezione sarà nell'ipotesi di distruggere l'orrore Sarà delle Sgarbi la Paleoliche e resurrezione. di erigere, fare innalzare un tempio. Il tempio Gini Selinunte potrà tornare Cosa vuoi in piedi come abbattere? una Non ho meraviglia del sentito. mondo. Non ho sentito cosa vuoi abbattere, Vittorio. Cosa No, vuoi abbattere, c'erano Vittorio? dei rumori. Cosa volevi No, le abbattere? Paleoliche è una Ah, bravo, impresa. sono È d'accordo. Una vergogna. ora di. Hai ragione. Sì, Impatto una vergogna. mortale. Beh, ecco, sono felice. Allora, scusate, Ormai dato anche Gasparri è che. diventato un uomo di. Come? Come dici? No, che è diventato un uomo come? Chi, Lui Gasparri? stava dicendo, si è No, un interrotto. uomo di buon senso, Ah, perché ecco, non si può distruggere il bravo. paesaggio, evochiamo l'articolo 9 della Costituzione, hanno distrutto la Sicilia, la strada più bella Era del mondo, rimasta a quella metà, capito? Palermo-Mozzi, ha 850 No, ma paleoliche io, ferme. Sgarbi, ho fatto una proposta, adesso lui farà l'assessore in Sicilia probabilmente, però ho detto che lui, come D'Annunzio, lo Stato gli dovrebbe dare una residenza che andò al Vittoriale, però prendeva credo anche un assegno D'Annunzio, perché ovviamente la cosa. E Vittorio ha accettato Ah, questa certo. proposta. Ma dai. Bisogna vedere chi Allora. fa l'assegno, però, insomma. Casomai lo chiediamo a Berlusconi. Gentiloni, Patrimonio dell'umanità, gentiloni. Sgarbi. Secondo me andiamo direttamente verso l'UNESCO. L'UNESCO, Allora, l'UNESCO. andiamo in Liguria perché voglio sentire Mattia More, voglio anche rispondere al fatto che diceva.